qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. La 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 Ale, Ale, Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Come sempre a inizio stagione, interista fai lo spaccone, lo scudetto, la Coppa Campioni, sono sogni per voi coglioni. Interista diventi pazzo, son 10 anni che non vinci un cazzo. Trasferta è troppo lontano, non ti muovi mai da Milano. Non cantate, non caricate, ma allo stadio che cazzo fate? Puoi gridarlo finché vuoi, ma a Milano siamo noi. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, vi lascio in descrizione link passione maglie, cliccate sul link, andate su Instagram, andate a parlare in privato con Francesco, usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti sono alla consegna per l'Italia, per l'estero pagamento anticipato. Ragazzi, andiamo a parlare, dimenticata la partita col Benevento, abbiamo festeggiato, abbiamo detto, abbiamo fatto, abbiamo scritto su Benevento Milan, una grande prestazione dei ragazzi, ma da oggi testa alla partita con le merde di Torino. Una partita che potrebbe comunque dare una grande svolta a questo girone di andata, portarci ad essere veramente la squadra da battere quest'anno. Io penso come sempre che il Milan non debba dare spiegazioni a nessuno e non debba dare dimostrazioni a nessuno. Io penso che il Milan sia la realtà pura e semplice di questa stagione. E la squadra da battere. E questo, ragazzi, lo dico oggi che siamo al 5 di gennaio 2021. Il Milan arriverà fino in fondo in questo campionato. Ne sono convinto perché l'atteggiamento dei nostri ragazzi ci può soltanto far ben sperare per tutta questa stagione. E sono convinto che l'atteggiamento di questi ragazzi ci faccia ben sperare anche per il futuro. Allora, i ragazzi, per i convocati della partita con la Juve, difficilmente ci saranno Ibra, Bennacer. Molto molto difficile andarli a ritrovare per la partita, quindi cerchiamo di stare tranquilli, non andiamo a inventarci grandi formazioni, perché al fianco di Kessié vedremo Rade Krunic. Ieri sera mi sono parecchio arrabbiato per il comportamento di alcuni in live che stanno andando a criticare un giocatore che fino a prova contraria ha fatto di tutto per rimanere al Milan, e quando vi sento insultare i giocatori oppure dare dei titoli ai giocatori, dal mio canale dovete sparire. Sul mio canale non ci potete stare, anche se siete con me dal primo giorno. Quindi, per chi è stato bannato ieri sera perché ha insultato Rade Krunic, vi assicuro e vi voglio dire fin da subito che non tornerò sui miei passi, non ci sono scuse, non ci sono attenuanti per nessuno. Chi parla contro i giocatori che vestono la maglia del Milan viene bannato, a meno che non sia una critica costruttiva. Allora ragazzi, ieri sera ho fatto questo discorso per chi non ha sentito in live. Siete tutti capaci a venire a criticare questo canale quando ho fatto il discorso su Maldini e su quello che era successo con la Curva Sud al momento dell'addio di Paolo Maldini. Un Paolo Maldini che oggi è rispettatissimo dalla curva per quello che sta facendo. Quindi questo vi fa capire che quello che è successo in passato oggi non conta nulla. O perlomeno conta fino a un certo punto. Però voglio anche dirvi che se siete venuti a criticare per quel discorso, per quel video e per la verità raccontate su questo canale, dovreste criticare tanti altri quando vanno a criticare e a spalare merda sul Milan. Perché ragazzi, se è vero che io ho detto certe cose che sono la verità, che è quello che è successo, è anche vero che fino all'altro giorno tutti quelli che voi oggi elogiate, tutti i vostri youtuber preferiti, quelli che chiedete a gran voce, voglio che mi vedete, voglio che fate, voglio che dite, perché non vai di qua a fare la live, perché non vai di là a fare la live, sono quelli che fino all'altro giorno sputavano merda su Milan, però non dite niente,
non dite niente, perché allora a voi non vi interessa del Milan, a voi interessa semplicemente solo e soltanto guardare la gente su YouTube. Ecco, avete sbagliato a capire, il mio canale non è questo, il mio canale è un canale per tifosi del Milan, non è un canale per gente approssimata. Qua non ci sia, non si è tifosi alla buona, qua si è tifosi. Qua si è tifosi, solo e soltanto dei colori rossoneri. Poi vengono accettate le opinioni di tutti, viene detto quello che vogliamo. Ma io se sento parlare male di chi veste la maglia del Milan, non avete capito un cazzo sul mio canale. Allora, ragazzi, andiamo a parlare un po' di mercato. Allora, ieri sera ve l'ho già detto, per Simacan ancora non c'è niente di ufficiale e dubito che venga fuori qualcosa in questi giorni. Oggi la società, la dirigenza, la squadra si è tutti concentrati sul campo, quindi sarà difficile vedere acquisti in questo istante, sarà molto molto difficile. Poi chiaramente Gazzidis, Massara, Maldini stanno lavorando per quello che si potrà fare, ma concentriamoci sulle partite, facciamo i tifosi, noi siamo tifosi, non siamo né opinionisti né allenatori né esperti di mercato, e il tifoso deve tifare per i propri giocatori e per la propria squadra. Ragazzi, ve lo ricordo, siamo primi in classifica e stiamo lottando lacrime, sangue e sudore per lo scudetto, quindi cerchiamo di stare sull'obiettivo e di non dire stronzate dalla mattina alla sera. Il calciomercato non è per il canale del Tringa, qua dal Tringa si viene a tifare Milan, non venite a rompere il cazzo con altre cose, ok? Ragazzi, ci sentiamo più tardi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rossonero, ciao. Ragazzi, scusate, vado ad attaccare un piccolo flash al video che parla di calcio, parlando di una cosa che non col calcio non c'entra veramente niente, ma come ho scritto nel post di ieri sera, Julian Assange libero subito. Ciao ragazzi. Oh!